abbiamo invece la fortuna di stare qui a presentare Yokai, Spiriti Inquieti, quindi la nuova collana, e questa volta un po' di cultura giapponese, perché parliamo di spettri, parliamo di questi yokai per l'appunto. La copertina è stata realizzata da Claudia Ducalia, una bellissima illustrazione. Come potete vedere, rappresenta uno degli yokai di cui parleremo. Sono quattro storie molto diverse l'una dall'altra, molto intriganti, e a me hanno fatto venire voglia proprio di scoprire qualcosa in più di questa cultura giapponese che io francamente non conoscevo. Iniziamo dal Giardino dei Bambini Storti di Marco Mancinelli, scrittore d'esperienza, all'attivo da 4 racconti e 4 romanzi. L'ultimo era L'uomo che distrusse il futuro, 2068. E l'ambientazione è molto particolare. Noi leggiamo questo primo racconto e ci troviamo subito immersi nella neve. Ispirarmi a uno dei demoni della cultura giapponese. E così mi sono messo a cercare il mio demone. Diciamo che a livello letterario io sono sempre rimasto molto affascinato dai personaggi femminili, soprattutto dai personaggi femminili tormentati. E quindi quando mi sono poi letteralmente imbattuto in questa Yuki-onna, ho pensato, eccola, è lei. E passiamo invece a Olivia Balzard, che ha appena letto questo incipit, da poco ci leggerà anche l'incipit della sua storia, che si chiama La casa nasconde Mano Duba. Parlavamo prima, mi dicevi, prima di parlare più nello specifico, già il titolo è molto particolare, perché viene da una frase che ti diceva. Sì, la casa nasconde Mano Duba è una sorta di proverbio, di modo di dire, che diceva sempre mia nonna, che quando io perdevo le cose in giro per la casa, cosa che faccio ora, insomma. Uno dice, no, tanto dentro casa, a meno che appunto non ci sia qualcosa, se la prende, è impossibile che si perda realmente. E quindi ho voluto mettere questo titolo per far capire qualcosa e niente contemporaneamente. Perfetto. E quindi, speaker radiofonica, scrittrice, attrice, e soprattutto il tuo genere è l'horror. Diciamo, anche questa storia è molto particolare, parlarne è un po' complesso perché diciamo che non vorrei, come si dice adesso per le serie televisive, spoilerare nulla, perché è molto facile poterlo fare con questa storia, però ve la consiglio se amate l'horror, perché diciamo che c'è un climax di emozioni, di angoscia e di terrore che aumenta fino alla conclusione. Ma Monica Serra e al suo racconto Demone mangia i miei sogni. Monica alta penna fine, un romanzo fantasy alle spalle, che è La canzone del drago, e anche scrittrice sia di romanzi brevi che di racconti lunghi. Quindi diciamo anche tu sei ingaggiata da Valentina per questa collana, per questo yokai, questa antologia di racconti. E lei ci, diciamo, oltre allo yokai che fa parte della cultura giapponese, ci fa entrare proprio con tutte le scarpe. Noi ci tuffiamo dentro la cultura giapponese perché la sua storia parla per l'appunto di una ragazzina, Yuki, di 15 anni, che si trova in un villaggio, abita con la nonna, ha perso già la famiglia per colpa di un'epidemia, se non ricordo male. E poi si ritrova, diciamo, anche la nonna, diciamo, viene purtroppo viene a mancare, perché tutto il villaggio viene comunque trucidato per colpa di una guerra, appunto perpetrata da due clan rivali, ovviamente, e lei si ritrova ad essere la figliastra di un signore della guerra e della sua arcigna matrigna, possiamo dire. Io volevo innanzitutto ringraziare Valentina per questa esperienza, perché io tengo d'occhio Bakemono da diverso tempo, e mi sono innamorata subito delle loro pubblicazioni, quindi per me essere in questa antologia è stata veramente una bellissima esperienza. E, allora, il mio rapporto con il Giappone è un rapporto che comincia da tantissimi anni fa, quando ero un'appassionata spettatrice di cartoni animati. Come quindi, ero piccola e okay. Adoravo questi cartoni animati giapponesi, dove erano proposte queste suggestioni di spiriti presenti nella realtà, perché nella cultura giapponese è sempre presente lo spirito in qualsiasi cosa. Tu vivere questa antologia, quindi dover
andarmi a ricercare poi qualche cosa da mettere nella storia mi ha fatto liberare questa certezza. L'ultimo racconto, l'ultima opera è stata I ragazzi Geisha, è stato presentato a dicembre, se non sbaglio, poco tempo fa. E qui invece un racconto, ci proponi un altro tipo di racconto, ovviamente sempre riguardante questa figura degli yokai, di questi spiriti giapponesi, un racconto forse più misterioso, più intrigante, nel quale diciamo, si rischia quasi di rimanere intrappolati fino a che non c'è la soluzione finale. Anche qui si rischia di spoilerare un pochino, per cui staremo attenti. Però si può dire che la storia inizia con un uomo che si trova all'interno di una strana dimora, accompagnato dalla figura di questo uomo cane, esattamente, che è anche il guardiano di questa dimora, e l'uomo scopre anche di esserne il padrone. Però dice, non conoscendo assolutamente quella che è una dimora, ma che vedremo ha poco a che fare con una dimora vera e propria. Il racconto l'ho scritto poco tempo dopo essere tornato da un viaggio in Giappone. E la cosa mi ha molto affascinato quando ho rivisto Il talismano di Monica, perché io sono tornato dal Giappone portandomi dei talismani proprio in quella maniera, con dentro le descrizioni. Non so se c'era un Baku, però il Baku non mi ha parlato bene come quello di Monica. E nel mio racconto ci sono tantissimi spiriti, e due di questi li definisco proprio: i Nogami, lo spirito cane che è il guardiano della casa, e gli Shinigami, che nella mia interpretazione sono degli spiriti del buio, quindi sono delle specie di fate, per capirci, qualcosa che possa assomigliare a una fata, che si occupano un pochino di scandire il tempo all'interno di questa dimora. Aprono e chiudono le persiane che portano più o tolgono la luce a tutto l'ambiente, in qualche modo scandiscono i tempi all'interno di questa dimora. E ovviamente sono figure che io poi ho rimpastato in tutto altro quello che è la tradizione giapponese, anche se l'inugami, qua faccio un po' una rivelazione di poca competenza, me lo suggerì Valentina, perché il racconto inizialmente come spiriti veri e propri solamente di Shinigami, però Valentina aveva letto il racconto e disse, però questo è un Inugami, non lo vedi anche tu? E questo guardiano, quest'uomo, che inizia semplicemente un uomo e poi diventa un uomo cane, era veramente molto aderente a quello che era la leggenda degli Inugami.